Amiche ed amici tifose e tifosi del Napoli, benvenuti e benvenuti ad Energia Azzurra, una nuova puntata importantissima, è l'aggettivo che usiamo di più praticamente, perché siamo alla vigilia di questo Napoli-Atalanta che vedrà una partita secondo me molto molto particolare per noi, anche perché abbiamo tantissime defezioni, ma parleremo di questo e di tanto altro con i nostri ospiti e presento soprattutto la nostra Pasqualina che ce li introduce. Ciao Pasqualina, molto natalizia e molto vestita, diciamo così, per questo Christmas party. Ci avviciniamo, vedi, certo, a Natale, alle certo. feste, ma non sono l'unica ad essere in abbigliamento rosso, perché accanto a me abbiamo Mister Agostinelli che mi fa compagnia. Buonasera. Jingle bell, direi. Buona partita. E buonasera Salvatore Cagliazza. Buonasera a voi, ben ritrovati. Buonasera ad Arturo Minervini. Buonasera. E ancora andiamo a salutare Fabiana De Falco, giornalista 100%. Salve, Napoli. Buonasera a tutti. Buonasera. E poi c'è... Dillo. Che su un albero c'è sempre un Turso, no? E in questo caso abbiamo Salvatore Turco. Buonasera, sono andato bene, pensavo che dicesse sotto l'albero c'è sempre il pacco. Quindi buonasera a tutti gli amici di Energia Azzurra. E che partita. Che sei bravo. Posso dire una cosa che non si è mai detta? Dilla. Stasera è una finale. Sì, incredibile, ma vero. Allora, iniziamo subito, entriamo subito nell'atmosfera di partita, anche perché la prima cosa dalla quale dobbiamo partire è dalle assenze. Cioè, al di là di quelli che scenderanno in campo, abbiamo, allora, Fabian, l'elenco è infinito. Che sta cercato, Anghissà sta cercato, Osimhen è cercato assai, Insigne si è cercato. Cioè, qualcuno che si sente buono, non lo so. Abbiamo insomma Manolas che è ciaccato da tempo. Abbiamo insomma un bel elenco di ciaccati, diciamo così. Però comunque la nostra formazione, abbiamo sempre detto che i titolari erano 16, giusto mister? Quindi alla fine chi scenderà in campo dovrà dare il massimo, ma non sono riserve, sono sempre dei titolari. Beh, se uno dovesse aver perso in partenza solo perché ha tante defezioni, sono alibi che tu puoi tirar fuori quando vuoi, sono alibi reali. Però da qui a dire che il Napoli oggi deve perdere perché incontra una grande squadra, sicuramente contro una grande squadra, quello che volete, ma insomma mi sembra che il Napoli abbia le carte invece in regola per poter far bene anche oggi. Detto questo, ci sono più possibilità di difficoltà nella partita avendo questi giocatori che sono un po' lo zoccolo duro della squadra, quindi... Stiamo a vedere. Allora, anche perché comunque nelle ultime 5 partite insomma l'Atalanta viene da un bel filotto, 5 partite, alla fine insomma c'ha un 4-0 al Venezia, vince a Torino con la Juve, vince con lo Spezia 5-2, vince a Cagliari 2-1 e c'è giusto un pareggio 2-2 ottenuto alla fine con la Lazio, mentre il Napoli comunque viene in Salernitana Napoli 1-0, Napoli Verona 1-1, Inter Napoli 3-2, Napoli Lazio 4-0 e poi il 2-2 del Sassuolo, quindi i percorsi sono un po' accidentati, anche se comunque ci abbiamo insomma i punti in più li abbiamo 5 punti in più. Salvatore, che cosa, alla luce di questo, come vedi questo match? Per la legge dei grandi numeri, Peppe, io credo che poi il calcio ci ha insegnato che non sempre chi sta meglio può vincere rispetto a quello che sta peggio, anche dal punto di vista degli infortuni. Lo diceva prima mister Agostinelli, il Napoli non può partire sconfitto contro l'Atalanta solo perché l'Atalanta è forte fisicamente, marca uomo contro uomo, arriva da un ciclo importante e di successi, soprattutto in trasferta, perché questa è una squadra che riesce sempre a portare a casa il risultato perché è una forza fisica incredibile, però il Napoli deve fare il Napoli, sicuramente con le assenze le difficoltà sono maggiori. Però poi c'è lo stadio Maradona che anche stasera può dare una mano in più agli azzurri, certo, perché comunque è pieno grazie ad una politica societaria di prezzi non più altissimi, nonostante di fronte ci sia l'Atalanta che da tempo è diventata una delle sette sorelle, una del condominio, e quindi secondo me c'è la volontà
poi da parte di chi gioca poco di mettersi in mostra e dimostrare che può fare tranquillamente parte di questo gruppo. Assolutamente. Allora, prima di andare a sentire lo stadio, sentire anche il nostro Minervin, volevamo ringraziare assolutamente anche te, perdona, ma pure io parlo, non è che lo so. Parlo anch'io, il mister lo sa. Hai già parlato prima, se non lo sai, ho già parlato. Ti sei già dato il bonus già sul turco, sull'albero, il turzo, quindi è stata bella, lo so. Però ringraziamo soprattutto quelli che sono gli amici di Energia Azzurra e a farlo sempre la nostra Pasqualina. Salutiamo e ringraziamo Eronix Gruppo Tufano, i prezzi più bassi sempre, altrimenti ti rimborsiamo. Energas, energia per la tua casa, la tua azienda e la tua auto. Energas è l'energia che ti premia. Pasticceria Franco Mungiguerra, l'originale polacca versana dal 1926. Prestito più, il prestito semplice, veloce e conveniente. Zomiguana, il più grande spazio dedicato agli animali. A Figliolo Marinar, innovative. E ancora Caffè Siag, la napoletanità nel mondo. ITF Italia, nuovi sistemi di riscaldamento e climatizzazione, Fren Pharma, gli elisir di lunga vita. Grazie, grazie a tutti quanti veramente che sono sempre accompagnano questa avventura di Energia Azzurra. Allora, volevo chiedere a arrivate le ufficiali, sono arrivate le formazioni ufficiali, fuori loggio sono arrivate le foto, ragazzi, sì. Com'è possibile? Ragazzo, ma quello, allora, questo è un uomo le distinte social. Ma l'orologio ce l'avremo tra un po' anche in grafica. A questo punto se vuoi te le dico, poi ce l'avremo. Bisogna del telefono perché la vecchiaia c'ho la foto, ma allora il Napoli Ospina, ma qui oh mamma, ma qui titolare, ragazzi, non so, poi scherzare. Vi spiego perché. Juan Jesus, Mario Rui, Elmas, Lozano, Rachmani, Mertens, Zielinski, Di Lorenzo, Lobotka. Adesso dobbiamo esatto. Sala. Sì. Credo che sia quella la scelta. 3, Mario Rui e mezzala sinistra. No, pensavo avesse letto. Nell'Atalanta, perché sono arrivate proprio le distinte dal San Paolo adesso, c'è Zappacosta, Malinowski gioca, Pessina e Zapata. Quindi a sorpresa fuori sia Muriel che Pasalic soprattutto. Sì. Questa è una bella sorpresa. Allora, che Napoli ho due dubbi. Un dubbio e il secondo dubbio, che mi possa andare a fare una difesa a 3. Ma è proprio l'ultimo dubbio con Malqui, con i due centrali, più... In realtà o gioca a specchio 3-4-2-1... Di Lorenzo e Mario Rui, oppure che giochi a 4 con Malqui, i due centrali e Di Lorenzo a 6. L'aveva già provato un po' con la Lazio, con la difesa a 3. Campistimi gioca Mario Rui come interno di sinistra. C'era il rischio, Peppe, poi lascio la parola a Salvatore Turco, che questa sera non ci fosse neanche... Giovanni Di Lorenzo, perché stanotte ha avuto dei problemi anche lui di gastroenterite, così come Manolas, però alla fine è riuscito a recuperare ed è in campo tranquillo. Saranno papate cozze da ieri sera. Ma Ruvan a mangiare. E mica vanno come andiamo. Anche per un po' di fisicità magari, no mister? Ma qui forse non ha voluto mettere Mario Rui di là, che poteva soffrire un po' la progressione, certo, no, di Zappacosta. Mario Rui a centrocampo è una sorpresa. Partite, ho visto molto nel gioco di Spalletti Mario Rui a centrarsi tantissimo. Beh. Ed è l'unico ruolo che può fare, oltre all'esterno che lo fa da quando è nato, la mezzala sinistra, che poi si butta da più centrale sulla sinistra per andare al cross o per inserirsi. Lo può fare benissimo la mezzala sinistra in un centrocampo a 3, ovviamente. Quindi credo che questa sera sia così, un 4-3-3 con Malqui a destra e Di Lorenzo a sinistra. E la mezzala, ovviamente. Dice, posso essere preoccupato cosa? Preoccupati, No, la domanda è: cioè, due punti. A Rui abbiamo con Mario Rui al centrocampo. Cioè, è l'unica soluzione. Forse adesso le ho lette veloci, ma forse Demme mancava nell'elenco che ho fatto. Forse Demme non sta ancora benissimo. No, guarda, non è detto che per forza faccia giocare Demme o lo Bogdan. Se poteva farlo per me, per quello che penso io, poteva fare. Il problema, mister, sono. Sia Politano che Demme arrivano dal Covid e lui l'ha detto sabato ieri in conferenza stampa che c'erano comunque le difficoltà per questi due calciatori per partire dal Lo posso chiedere, scusate un attimo, puoi mettere la distinta in regia? Come no? Al WhatsApp di Savio, altre cose, così, perché ancora non riusciamo ad avere la distinta allo stadio. Al Twitter, ma siete troppo avanti. Lo sai perché? Perché se fa un 4-2-3-1 dovrebbe far giocare Lobotka e Mario Rui, due centrocampisti centrali, con Zielinski dietro Mertens, giusto? Per me metterlo centrocampista centrale mi pare un azzardo, Mario Rui. Con tre centrocampisti sì, quindi credo che potrebbe fare Zielinski mezzala destra,
o anche potrebbe farla a destra lui e Zielinski a sinistra, ma credo che possa essere Zielinski, Lobotka e Mario Rui. Questo centrocampo da destra a sinistra, credo questo. Poi, ma questa può essere i primi 45 minuti, perché poi che può diventare un 3-4-2-1, sì, sì, con Mercqui che è più offensivo, Di Lorenzo può fare il terzo dietro e Mario Rui gioca più avanti. Alemão si può convocare una tavola? Allora, no, dice così, no, ha avuto una gastroenterite pure lui. L'ipotesi potrebbe essere, se cambia la difesa a 4, va Di Lorenzo, Joan Jesus e Rachmani. A destra sale Malqui. Malqui a destra come quinto, a sinistra Mario Rui come quinto e ci siamo, è un 3-4-2-1. Sentite, voi, l'importante è che voi sapete che già mi sono perso. Quasi a specchio con l'Atalanta. Cambiatevi i numeri, qualche volta vi sentite. L'unica cosa che posso dire tra i dati e i numeri che ho letto è che i gol fatti dal Napoli sono gli stessi che ha fatto anche l'Atalanta, perché sono 32 gol. L'unica cosa insomma che ci può confortare è che l'Atalanta ne ha subiti 17, il Napoli ne ha subiti 9, di cui 5 nelle ultime 3 partite, di cui un clean sheet, quindi un 3-2, quindi alla fine l'ultimo se, nemmeno tanto regolare. L'Atalanta è una sesta, l'ultimo, è la sì, sesta difesa del campionato. Eh beh, quindi questo Balaggio può essere, però, L'Atalanta concede molto, perché sfruttando questa possibilità di andare nell'uno contro uno, se trovi il bravo che ti supera l'avversario va in porta, quindi credo, mister, che anche da questo punto di vista il Napoli possa sfruttare soprattutto nel secondo tempo l'abilità di Onas, perché oltre che quella di Lozano che sa saltare l'uomo così come il franco algerino. Ne parlavamo prima, che il fatto che si diceva ma farà giocare Onas o Elmaspori, io pensavo proprio di no, perché prima di tutto ci sono delle gerarchie, tipo Elmas è un pupillo dell'allenatore, lo fa sempre entrare, ha fatto sempre bene, arriva la partita in cui può giocare, ci mette dentro un as e lui lo tiene in panchina, ecco. Però al di là dei pupilli, quando andiamo lui ci mettiamo no. Questa partita. No, no, non è scusate, l'eufemismo. Allora, il fatto che lui lo vede bene, quando parlo di pupillo è che lo vede bene. No, assolutamente. Detto che lo faccia giocare, certo, per forza. Ma detto questo, oggi Elmas non avrebbe giocato se ci fossero i titolari. Nel momento che mancano i titolari e lui è sempre stato quello che è entrato dalla panchina, se oggi mi mette lui in panchina e mi fa entrare un as, è una mezza bocciatura e non mi sembra giusto, onestamente. Ho capito, no, però alla fine... E poi insomma... il secondo tempo un as è un'arma in più, che ama veramente in più, terreno pesante, stanchezza degli avversari, rapidità, tattica che va a farsi un po' benedire. Anche se diciamo che è proprio l'attacco è il problema minore del Napoli, sì, sì, perché sì, a parte Osimhen... Perché purtroppo ce l'hai in difesa e a centrocampo, perché sì, sì, centrocampo Fabian Anghissà, in difesa Koulibaly e Manolas, quindi in attacco è il reparto un po' più affollato, perché poi c'è anche la carta Politano, perché per me 40 minuti, 45 com'è? Minuti com'è? Li può fare tranquillamente. Basta che non è quello della di Peppe, ma qua gente no. Che ha il Covid recupera dopo 40 giorni, lui è dopo 4 giorni di appena si è negativizzato, era in campo. Lascia degli strascichi polmonari nel modo più assoluto, questo sì, cioè è evidente che possa essere. Io, anche se per me quello dell'Atalanta, che ultimamente sta facendo benissimo, non è che sono io a dirlo, sono i numeri, è in panchina, entrerà nel secondo tempo Ilicic al solito, mi sembra. Sì, dovrebbero Pasalic, ce n'è tanti, Muriel che entrano, l'Atalanta pure ne ha tanti. Ieri, poi Spalletti in conferenza ieri ha detto molti dicono siamo noi, gli altri hanno le rose lunghe ma non lo dicono, una piccola frecciatina certo. Ha lanciato a Spalletti. Anche Mario Ciuc, ce n'hanno altri due, 7-8 come la, ecco, Miranchuk. Attacco Miranchuk ce l'ha un po' come il Napoli, 7-8 offensivi e il Napoli ce li ha. Vabbè, comunque non è abbiamo che ce l'hanno loro, arriva qualcosa alla rete, qualche commento, abbiamo qualche... Beh, diciamo che sono qualcosa? Molto preoccupati, in quanto molti titolari sono assenti, quindi... Sono preoccupati almeno quanto noi, credo. Sì. Invece per quanto riguarda l'Inter... Salvatore, comunque mi sono sempre 3-0, sempre mi 3-0. Sono un po' informata e già so che lo vuoi sapere. Le quote, sì, esatto. Vedi? Il regalo di Natale è più bello, vedi? Le quote... Il Napoli è stato 2,50, mentre l'Atalanta...
2,80. Il pareggio è 3,30. Abbiamo il fattore campo e sì, manco sì, a farlo apposta. Ma non è che bisogna piangere sul latte scremato, come si dice di solito, soprattutto la mattina. Parzialmente si può, però. L'uomo in più, l'ha detto Cagliazza prima, Salvatore Cagliazza, deve essere il tifo questa sera del Maradona. Abbiamo quest'arma in più, non ci ha mai preoccupato. Ho capito, no, assolutamente. Poi non lo so. L'importante è... magari... però anche perché Salvatore, l'Atalanta è l'Atalanta, non è il Manchester City o... assolutamente. Ma poi non solo, ragazzi. Non posso neanche dire il Barcellona di oggi. No, noi non, noi non siamo il fanfulla. Giochiamo poi contro una squadra che ha fatto dell'identità poi il punto di forza. E il Napoli deve dimostrare a questo punto di avere un'identità forte che va oltre gli uomini. Parlano poco ospitare la pace, cioè nel senso quello si è fatto male, quello così, quello così. Ok, però noi dobbiamo... è tattica, è pretattica, è un po' di lacrima pregata. Ah, lacrima pregata. Comunque tieni presente che Insigne e Fabian, così come ha detto il dottor Canonico, non hanno recuperato per una questione proprio di affaticamento, perché in 72 ore non ci riesci. Sì, può darsi. Ma già giovedì con il Leicester ci saranno. Ne riparliamo tra un poco. Ci trovate qua, Energia Azzurra, a parlare di questo Napoli-Atalanta. Non vi facete male per voi? No. Bentornati ad Energia Azzurra. Allora, siamo alla vigilia di questo Napoli-Atalanta. Abbiamo già iniziato. La notte della vigilia, vediamo anche loro vestiti in un certo modo, natalizio, no? Ma manca un capitone, in effetti. Cioè. Come un capitone? Come allora, siamo appunto alla vigilia di questa partita. Un panettone delle puntate, però. Mica. No, ma questo è io ancora mi devo riprendere dalla gravidanza. Io ho avuto un figlio e ancora purtroppo non sono riuscito a buttare giù i chili della gravidanza. Non so, da allora mi è cambiato un po' il metabolismo, diciamo così. Allora, ci collegheremo tra poco in Italia Media dallo Stadio San Paolo, ma andiamo subito a salutare. Scusami, al Maradona, e andiamo a salutare i nostri amici di Pollena Trocchia del Club Napoli, eccoli là in collegamento. Ciao, buonasera. Salve, bentrovati, buonasera. Che bei numeri, che belle maglie dietro, dal 17 di Hamsik e il 20 di Zielinski. Sì. Non è male, cioè Insigne, ci sono un po' tutti. Allora, voi come la vedete la partita questa sera? Diteci un po'. È partita difficile, però siamo fiduciosi perché... allora, il Napoli non può avere paura di nessuno, se vogliamo. Bravo, assolutamente. Abbiamo degli infortunati, ma non deve essere un alibi. Se vogliamo vincere bisogna giocarsela e vincere. Chi hai accanto a te? Un il presidente del club, Innocenzo. Buonasera, è un piacere sentirvi. Buonasera Innocenzo, quindi è lei che l'ha fondato, ed è il presidente, dica la verità, è tutta colpa lei sua. Il presidente ha fondato, lei che ha messo i soldi, diciamolo. Vai, hai messo i soldi? Diciamo un po'... i soldi propri no, comunque ci ho messo tanta passione, tanto lavoro, e quindi poi ho trovato dei giovanotti che mi hanno seguito, e oggi ringraziamo a Dio, siamo cresciuto molto, poi abbiamo fatto questo evento, il museo di Maradona a Pollena Trocchia, ed è stato un evento eccezionale. C'è stato un po' di lavoro, però alla fine siamo tutti soddisfatti. Il nostro club sicuramente crescerà ancora, perché abbiamo voglia di crescere. E poi come cresce anche il Napoli, sicuramente crescerà ancora anche il Napoli. Beh, assolutamente. Il Napoli merita questa... sì. Diciamo questa gloria. Il Napoli è costruito bene e io sono fiducioso. Anche perché negli ultimi anni siamo stati l'unica squadra che ha contrastato un poco. Siamo l'unica squadra che ha un po' contrastato le squadre al potere, quindi siamo riusciti, siamo la squadra al potere. La squadra. siamo i rompiscatole del nord. Assolutamente. In questo momento. Allora, ci vediamo dopo con voi. Okay. Buon collegamento, è stato un piacere, buona partita. Allora, anche gli amici di Pollena, insomma, un club con cui ci siamo. No, anche perché poi
Peppe, prima di Pollen viene Cercola e lì c'è un famoso Juventus Club Cercola, ah, sì, e quindi un po' loro sono l'antitesi di quello che c'è ma, lì, no? Però da cuscinetto, diciamo così. Vabbè, non apriamo la parentesi. No. Perché non è il caso, anche perché tra un po' si faranno male da soli, secondo me lo schianto, credo che un po' di schianticello ci sarà, poi vediamo se si perderà qualcosa. Vediamo se trovano quella famosa carta. Tra un pezzo, è quella sì che manca. Chi è che mette a posto là? Che mi devi dire qualcosa tu? Mi vuoi dire qualcosa? No, perché ti vedo, ogni tanto tu mi guardi, o mi fai così, che mi dici che c'è una telefonata, o mi dici che devo fare? Io ci guardo perché sei bello. Ma chi è più bello, mese trucca. Pensa che tu stai sfuttendo, no? Ce l'abbiamo, Sasà, ce l'abbiamo? Allora, come già detto, abbiamo in collegamento da Bergamo, eccolo, Gianluca Savoldi, ciao Giallo. Sei bellissimo, sono d'accordo anch'io. Vabbè. Sei bellissimo, Peppe. Grazie, Gio. Allora, diciamo una cosa. Prima di tutto, tu ed io siamo due amici. A prescindere dal tifo, perché tu sei non solo un tifoso dell'Atalanta, sei un ultra, praticamente, dell'Atalanta. E la tua passione, che non hai mai negato, così come io la mia, ma siamo legati da un'amicizia ventennale, dobbiamo dire, e ci siamo sempre confrontati con immenso piacere. E per questo che ho detto, vorrei tanto, Gianluca, sentire una voce da Bergamo, appunto, che ci fa un po' la fotografia di questa partita, ma dal lato della Dea. Ecco, dici un po' questa partita, come la vedi tu da su, da Bergamo de Cura? Allora, intanto confermo che ti reputo davvero un amico e ci conosciamo ormai da una vita, purtroppo gli anni passano. Cacchio, sì, possiamo vantare un'amicizia davvero così lunga. Purtroppo, perché gli anni passano, per fortuna perché comunque ci siamo conosciuti ed è stato davvero un privilegio conoscerti. Grazie. Allora, per quanto riguarda il mio tifo, nel mio essere tifoso, sicuramente riguarda la squadra della mia città, però devo dire che sono sempre un po' frenato quando gli avversari così sono stati rappresentanti di città che sono state importantissime nella mia vita, così è. E poi anche nella tua famiglia proprio, Gianluca, cioè alla fine. Sì, sono cresciuto lì da bambino. Io sono cominciato l'asilo, credo a Napoli, quindi a Napoli, non mi ricordo esattamente qual era l'asilo, però so. Quindi c'è una famosa canzone che ha il pallone in mano, quindi del Napoli. Poi mi sono sposato a Napoli, insomma, sicuramente la mia storia, Napoli per la storia della mia famiglia è davvero una città importante. Assolutamente. Quindi chiaro che in questo caso sono un po' frenato col tifo, nel senso che per quanto sia, mi ritengo, perché certo, insomma, la mia famiglia è di Bergamo e siamo comunque legati all'Atalanta, dove sono cresciuto, tra l'altro, perché la squadra calcisticamente. Ma come la vedi stasera? Dici un po', Giallo, come la vedi stasera sta partita? Ma guarda, ti dirò, è chiaro che sono d'accordo con chi dice e sento sicuramente che il Napoli ha delle defezioni importanti. È vero, è innegabile, perché insomma Koulibaly, Fabian Ruiz, insomma Anguissa in questo momento qui sono dei giocatori. Osimhen, ragazzi, cioè le assenze sono importanti. Però, e lo dico in questo caso da tecnico, da allenatore, giovane allenatore quale sono, perché sono vecchio, ma sono un giovane allenatore perché ho iniziato da pochi anni e adesso alleno una squadra primavera in Serie C, insomma, e quindi in qualche modo diciamo devo ogni tanto un po' di, infatti lo sai che io mi definisco l'allenatore ultra, nel senso che mi devo un po' distaccare, certo, a volte analizzando le partite, altre volte chiaramente invece quando faccio il tifoso magari metto più il cuore. Io credo che stasera Atalanta sicuramente abbia questo vantaggio, però in un momento dove il Napoli sta facendo benissimo e dove il gruppo forse mai come quest'anno è coinvolto a 360 gradi su tutta la rosa, e quindi comunque sarà dura, perché non sarà una passeggiata, perché credo che Napoli abbia raggiunto una consapevolezza nella sua rosa intera, e quindi sarà una partita difficile. Purtroppo capita, come è capitato a Napoli in questi giorni, in un momento, certo, un esempio fa, ecco, dove si un po' tutti questi impegni ravvicinati. No, certo. Allora Gianlu, io però ti devo far fare un saluto e una domanda da una persona che secondo me conosci, perché questo soggetto qua, che è un nostro amico, ti ha pure allenato. Ciao Gianlu.
Beh, l'ho visto, grande mister, come stai? Bene, te come stai? Ti vedo bene, in forma. Ti ha allenato qua? L'avevo visto perché sì. Mi ero concentrato sulla parte femminile degli ospiti. Non avevo da, poi... non... Strano, non è da te già. Non avevo. Stranissimo. Gianluca non avevo. Però poi ho sentito la voce ed è riconoscibile, è inconfondibile del mister, che poi mister è stato anche lui, ha avuto una storia importante anche lui l'Atalanta, perché è stato uno dei miei idoli giovanili, perché lui è Piotti, Osti, Gentile, Perico, Soldà, Manio, Cavallo, Bella. Stromberg, Vella, Magrin, Agostinelli e Pacione. Memoria, memoria. Ma lui era un'oltra davvero. No, vabbè, comunque tuo papà sta bene. E che tutti bene. Beh, perché io ho giocato bene, il primo anno a Bergamo, ho giocato col papà che finiva la carriera, quindi pensa te. Hai fatto il testimone praticamente. Poi l'ha allenato a Napoli, È vero. Sì. Poi io ho avuto il mister a Napoli e quindi insomma, diciamo che è bello il calcio, è bello perché già, e poi l'ho incontrato spesso in Sardegna, si può dire, no? Gianluca, certo. Vabbè, Gianluca vabbè. Insomma, ha avuto un ristorante anche, lo diciamo, no? È gestito un ristorante, io me lo ricordo, c'è anche un suo lavoro, c'è anche vita Grazie. Oltre il calcio. Ma te la posso fare una domanda? Ma dimmi la verità, ma è vero che quando giocavi a Napoli te ne andavi a Milano a tagliarti i capelli con l'aereo? Ma sai che no, in realtà era venuto un detto un tuo compagno di squadra. Un mio amico che aveva appunto quel giorno era chiuso, era lunedì, quindi il barbiere era chiuso, era venuto a Varallo, Sesia, vicino a Borgo Sesia, dove eravamo in ritiro lì. A tagliarmi i capelli perché erano diventati lunghissimi. Ho detto: guarda, il tuo giorno libero, lo so che è il tuo giorno libero, ma vieni a Massimo, vieni a tagliarmi i capelli. Era venuto negli spogliatoi, o meglio, nel magazzino, e mi aveva tagliato i capelli. Allora è rimasto questa roba che io avevo il parrucchiere che arrivava ovunque, ma in realtà Varallo era a un'ora e mezza da Milano. Sì, conosco. Vabbè, dai. C'è Salvatore Turco, che tu non conosci forse, ma insomma per meriti calcistici. Per meriti calcistici. No, però visto che lui conosce sicuramente il napoletano, giusto? Io sono un fanatico dei proverbi napoletani e credo di poter dire di capire il dialetto napoletano, poi conoscerlo è una parola grossa. Facciamo sto quiz, visto che non ti sei sbilanciato, hai detto qualcosa di buono per il Napoli, ma comunque qualcosa hai tolto all'Atalanta, hai detto e viceversa. E ci accade e mercato. Questo non la so, praticamente hai ferito, ma hai messo anche il cerotto per capirci. E ci accade in mano. Allora, questo proverbio mi mancava, devo farlo mio, perché il mio preferito è adda passà nuttata. E anche questo potrebbe essere a tema, perché comunque in questo momento qui magari Napoli deve un attimo, come dire, no? Stringere i denti in un momento di difficoltà. Assolutamente, facciamo scongiuri. Gianluca, io ti ringrazio perché è stato un piacere, perché so che tra un po' entrerai in clima partita, lo so bene. Poi ti abbiamo rotto le scatole di sabato sera, quindi grazie veramente, ti saluto da tutto lo studio. E in bocca al lupo per la carriera. In bocca al lupo per la tua carriera. Quale primavera DC stai allenando? Sono a Renate. Renate. Oggi sono a Renate, sì, primavera del Renate. Oggi tra l'altro abbiamo vinto con la Gianni Erminio, siamo andati in testa alla classifica della primavera 4, del nostro girone della primavera 4. Quindi io per ricambiare il favore, se vuoi, anche se mi sta stretta, non mi si allaccia più, non mi si abbottona più, rimetto pure la divisa delle Iene per te, Sallo. Se può servire, arrivo. Lo sai, con piacere, lo sai. Gianluca, ti ringrazio. Ti vedo arrivare al campo con la divisa delle Iene, attenzione, posso anche svenire. Ma può darsi che te lo faccio, lo so dove gioca il Renato, che Ciccio Valenti c'ha il figlio che gioca là. Ti saluto intanto, ti mando un bacione e ti ringrazio. Forza, un abbraccio a tutti, forza Napoli e buona partita. Grazie Gianluca, grazie. Forza Napoli, assolutamente, grazie già. È stato molto carino Gianluca, anche perché insomma. No, ma è legato una canzone dedicata al papà Savoldi, c'era lui piccolino col pallone in mano, quindi è naturale che un po' di napoletanità.
poi d'altronde vive a Bergamo, è nata a Bergamo, l'Atalanta è stata la sua prima squadra, non vedo perché debba dividere questo amore per il calcio con il Napoli. È naturale che quando sfida il Napoli c'è un po' meno, ma si da preoccupare purissimo. Diciamo che oggi, oggi Renate ha vinto, speriamo che sembrava un po' collegamento di Medire Gol, no, con lo sconto. Allo stesso punto gli zizzimo fa "Aio, Galapagos". No, invece no, però non era Aldo Giovanni. Intanto abbiamo ogni tanto flash delle immagini dal Maradona, così ce le, no, ce le vediamo pure perché entriamo in clima partita. Allora, abbiamo capito un pochettino di più della formazione del Napoli e dello schema del Napoli. Chiedo ad Andrea, che deve fare il Napoli per vincere questa partita, allora, per giocarla bene fino in fondo? Innanzitutto, se sarà una difesa a tre, come credo alla fine, perché mettendo Malquit farà il quinto e Mario Rui terrà il suo posto, con Di Lorenzo, Juan Jesus e Rachmani centrali, vuole dire che rispetti un po' la squadra avversaria, e fa bene, perché in un momento di difficoltà bisogna anche cercare di non prenderle per poi vincere la partita in un modo diverso che non sia quello. Avrà due centrocampisti centrali, due trequartisti e una punta. Io credo che ci sono due cose, due fasi nella partita in cui il Napoli deve stare attento e deve giocare. Allora, quando attacca l'Atalanta, se tu gli rubi palla perché ti sta attaccando e sarai costretto anche a difenderti, per me con questo tipo di squadra l'Atalanta la prima cosa da fare è non fare troppi passaggi per arrivare all'area di rigore avversaria, cioè devi fare uno, due e cercare la profondità, perché assolutamente l'Atalanta quando attacca lascia uno contro uno. Quindi lasciandoti uno contro uno, se tu gli butti la palla nello spazio puoi andare davanti al portiere. Quando invece attacca l'Atalanta devi stare attento a veramente stringere le maglie in area di rigore e al limite dell'area, perché si presentano in tanti giocatori. Quindi ecco la cosa che dico al Napoli: ti ruba palla? Subito alla verticalizzazione, stai attento a quando inizi l'azione a non fare troppi passaggini laterali o troppe palle ricamate come fa il Napoli, perché loro ti pressano come nessuna squadra in Serie A, e poi quando ti rubano palla hanno la qualità per farti male, c'è poco da fare. Anche perché siamo alla, quindi, quasi alla fine, alla fine questo discorso. Abbiamo altri 30 secondi, dimmi. No, volevo chiedere al mister, visto che sta piovendo, oggi è una bellissima giornata a Napoli, poi improvvisamente come può influire positivamente o negativamente il campo scivoloso? Ma sai, il campo scivoloso può influire, diciamo, le squadre che si difendono dovrebbero essere, ma non è il campo pesante oramai. Il campo scivoloso, purtroppo, lo sai cos'è? Lo sai che c'è, avvantaggia un po' l'episodio. Cioè, faccio un esempio: una palla scivolosa, il portiere non la trattiene, il difensore vuole stoppare la palla e gli va via, quindi diciamo che è un pericolo un po' per tutti, dai. Ok, adesso sentiamoci però i consigli degli amici di Energas. Oltre a Mariani, che comunque è l'arbitro di gara, in VAR c'è Banti, che si è reso protagonista qualche anno fa, nel 2019, proprio in Napoli-Atalanta, in cui ci sono stati molti episodi sospetti in area di rigore e non ha mai chiamato all'epoca il... Lei è molto gentile, usa sospetti, ma episodi scandalosi, uno è stato uno quello di Chiari Llorente. Esattamente, su Llorente, che appunto non dando il rigore ha fatto... Poi c'è stato il Giacomelli di Trieste, arbitro. Sì. Espulsione di Ancelotti che lo stava aiutando. Esattamente. Non è una bella cosa. Bene, cioè, non vorrei dire, ma è piombato il gelo. Abbiamo parlato degli arbitri. No, ma almeno Peppe Mariani di Aprilia ha un po' di esperienza rispetto a Pezzuto, Pezzotto di Lecce. Quello sì. Quello. Perché sinceramente quello che ha fatto, cioè aveva dato anche un calcio di rigore che ad occhio nudo in campo si vede che, scusami, il terzo gol di De Frel lì, Berardi non prende mai la palla ma colpisce a due piedi Rachmani, fa proseguire l'azione. Mi ha impressionato una cosa, so che poi non vi dico assolutamente niente di nuovo, mi ha impressionato che il Corriere dello Sport gli dà 4,5 la Gazzetta tipo 6,5-7, una cosa del genere. Cioè, com'è possibile avere una visione così diversa? Io la spiegazione la sappiamo, ma proviamo a spiegarlo, insomma, anche ai nostri amici da casa, insomma. Ma non te lo so dire, perché uno che sbaglia non è che il calcio di rigore, piuttosto che sono due episodi. Cesari dice che è fallo quello prima ancora, certo, quello su Rachmani, e Demme poi fa fallo e da lì nasce la punizione del 2-2 di Ferrari.
Poi ne fa un'altra, come fai a prendere 6? Fai due errori nel giro di 3 minuti e condanni una squadra che comunque, certo, stava soffrendo, ma poteva portare tranquillamente a casa il risultato, perché poi il risultato si è sbloccato da quell'errore. Perciò io dico, e te lo dicevo, te l'ho detto all'inizio, sì, attenzione all'arbitro, sì, e te l'ho detto anche nel finale, perché una capolista merita di avere Mariani piuttosto che altri arbitri, ma non uno che arriva da poco dalla Serie B e fa danni, perché altrimenti il VAR da lì non chiama, non può chiamare in quell'azione, turno, dice guarda che c'è un fallo che secondo me non hai visto. Su quel fallo, ecco, qualcuno ha fatto confusione, dico il 2 a 2. No, ha detto dico no, il 2 a 2. VAR, sul 2 a 2, il 3 a 2, vabbè, non può intervenire. E allora non è un sistema che non serve. È il protocollo, purtroppo è la legge del protocollo. È scemo, cioè VAR non interviene su una punizione. È un protocollo che non serve, perché poi l'arbitro non vuole essere ovviamente sicuro di sé, perché gli fa punteggio, ovviamente, no? Però poi il VAR non ti può chiamare, allora tu sei costretto. No. È un cane che si morde la zecca, come si dice, no? Allora, prima di chiedere fare una domanda al mister, volevo far vedere agli amici a casa, perché gli amici di Energas riescono sempre a fare sulle loro pagine delle cose molto simpatiche, dove alla fine c'è il dualismo in attacco piuttosto che in difesa, piuttosto che a centrocampo. E c'era appunto questa volta c'era la domanda su chi schiereresti titolare tra Politano e Lozano, quindi poi c'è stata la loro votazione sui social, ma alla fine mi sembra che ha vinto il mexicano. Quindi grazie sempre agli amici di Energas, che alla fine hanno anche indovinato, perché questo dualismo alla fine poteva essere anche un non dualismo, e Spalletti ha miscavato cose e non c'erano. Però io volevo chiedere appunto al mister, visto che sto parlando di Spalletti, non ci sarà in panchina. Quanto conta l'energia di un mister, diciamo così, a bordo campo? Spalletti sappiamo che è abbastanza misurato, cioè non è, ci siamo tolti dalle orecchie, l'abbiamo detto nelle prime puntate, Gattuso, che poi pure con lo stadio vuoto era una cosa imbarazzante, insomma, da sentire. Insomma, conta. L'energia c'è, conta, eh? Conta, perché voglio dire, comunque il giocatore identifica sempre nell'allenatore in prima, diciamo, un capo, uno che se dice una cosa è diversa che non la dice il secondo. È come quando ti alleni, che dividi gruppi di lavoro e tu fai un gruppo, magari fai gli attaccanti, la difesa la dai all'allenatore secondo. In seconda non è mai la stessa cosa, anche se oggi come oggi gli staff si sono veramente molto sono diventati di grande qualità e devono essere di grande qualità, considerato i tanti giocatori della rosa e i tanti giocatori importanti, quindi, ma non sarà mai comunque come quando c'è l'allenatore in premio. Vabbè, certo, poi è come a scuola, no? Quando c'è quando il maestro, c'è il supplente, purtroppo sì, devo dire. Vabbè, diciamo che però a scuola il supplente non lo vedono quasi mai, Domenichini sì, sta sì. sempre lì, è l'uomo di fiducia di Spalletti, ha già portato fortuna al Napoli, perché quando la fortuna se la mettiamo è vero, ci sono dei casi molto e quindi qui. Mi auguro che possa bistare e poi naturalmente il ricorso annullare la seconda giornata, perché lui due ne ha preso due. Sì, rischio, due, cioè, se non gli tolgono la seconda squalifica, salta. Ma anche l'Empoli è recidivo. Recidivo, poi bisogna dire, perché era reiterato, poi nel referto fa la differenza, quello che l'arbitro scrive nel referto fa la differenza, dice che sono state reiterate le accuse che gli ha rivolto, e quindi secondo me è molto permaloso, Pezzuto, anche è un sintomo di insicurezza, come diceva Salvatore, è troppo giovane, non è ancora pronto. A proposito di gialli e di espulsioni, di cartellini, sì, esatto. Ho detto che c'è Agatha Christie qua. Mariani ha un elevato percentuale di cartellini gialli. Bene. E infatti è 4,8 a partita, invece di espulsione sono una ogni due partite. Ah, bene, quindi insomma. Quindi anche lui. E ma che numero stiamo per capire? Cioè, siamo al miglior numero, stiamo al un numero, perdonami se dico così, ma un numero 12 che è stato un numero 1, perché insomma era un'epoca. E io ho piacere, perché io stavo allo stadio quando tu eri là, anche tu. Abbiamo. È apparso, noi, scusa, però l'avevamo visto. Raffaele Di Fusco. Con applauso di tutti. Benvenuto, Raffaele, grazie. Buonasera a tutti. Buonasera.
Buonasera, allora noi ci siamo fatti il nostro giretto solito un po' per inquadrare la partita, anche perché c'è una formazione un pochettino particolare, insomma l'hai sentita. Volevamo, Raffaele, ovviamente il tuo punto di vista su questa partita. Ragazzi, quando ti mancano tanti elementi è una partita con un punto interrogativo, soprattutto contro un Atalanta che è tra le squadre più in forma. Quindi sicuramente in più ti manca anche l'allenatore in panchina, che spesso guida quando c'è una formazione rimaneggiata, guida dalla panchina. E quindi anche questo è un fattore importante. Sicuramente sarà una partita difficilissima da affrontare, indubbiamente. Già lo era a formazione. A prescindere. A prescindere, bravo. Quindi, vabbè, ci manca anche sì. Ci manca l'allenatore. O pallone ci sta. Il pallone sì. Ah, ok. Il pallone allora sì, può... però io ricordo che ci sono quasi 50.000 e a questo, San Paolo. Questo è quello, il in più. Dai, quello però è importante e ci dobbiamo consolare con quello. Perché però scusami Peppe, anche con la Lazio avevamo detto che sarebbe stata una partita difficilissima e invece abbiamo fatto una grande prestazione. Assolutamente. Quindi ci auguriamo che le condizioni meteo erano le stesse, quindi pioggia, gioco veloce, speriamo che si possa replicare. Cosa, questo gran rispetto che diamo tutti noi, ma anche tutti i tifosi all'Atalanta, è meritato da parte dell'Atalanta. Assolutamente. Ma se questo, anni, sì. Se questo il Napoli lo prende come paura, è sbagliatissimo, perché il Napoli deve sapere delle sue qualità. Perché io, se ti dico che Zielinski ti può decidere la partita, Mertens ti può decidere, Lozano, quanti ne vogliamo prendere? Ne abbiamo, cioè, voglio dire, ne abbiamo di giocatori che il Napoli può veramente far male all'Atalanta, perché l'Atalanta è una squadra che in questo momento, oddio, sembra imbattibile, ma è proprio quella che paradossalmente per il tipo di gioco può incappare in una giornata particolare. Tu dici, ma come, era così in forma? Allora, no, grande rispetto, un po' di timore c'è sempre, perché la forza delle squadre ad entrare in campo, avere un minimo di timore della squadra. Certo, ma non è un caso. E poi me la gioco alla grande, scherziamo veramente. Si dice. No, non è un caso che Spalletti ieri ha detto. Mertens sarà il capitano e lui che dovrà indicarci la strada. Assolutamente. Allora, vogliamo indicare invece una strada ai nostri amici, perché ci sono gli amici di Euronics Tufano che hanno messo a disposizione altri due biglietti, questa volta per Napoli-Leicester, e quindi tra un po' vi spieghiamo come, ma parliamo un po' degli amici di Euronics. Ricordo, scriveteci sul nostro WhatsApp, adesso leggerete anche il numero, eccolo qua, 334-340-6054, dovete scrivere Euronics Tufano e il risultato esatto della partita Napoli-Atalanta. Chi i primi due che indovineranno vinceranno il biglietto della partita. Ovviamente se indovineranno di più vincerà chi l'ha scritto prima. Grazie a Dio c'è tutta la timeline di WhatsApp. Perché c'è qualcuno al novantesimo scrive. Per me finisce così. Allora, prima di ritornare al giro dei nostri amici, abbiamo una dichiarazione di Freuler, sì, del centrocampista dell'Atalanta. Sì, e appunto il giocatore dell'Atalanta è stato chiesto la domanda se sarebbe stato contento se il primo gol l'avrebbe fatto a Napoli, però comunque è un'incognita, in quanto comunque è passato un po' di tempo e continua a dire che comunque il Napoli è molto forte in pratica, perché comunque essendo in alto merita di essere in alto, e comunque molti giocatori che comunque sono rimasti fuori sono tra i più forti della squadra, quindi sarà comunque una partita tosta. Mi sembra una nanza, fatto sportive. Is. Devo dire, qua non si sbilancia mai nessuno. Bilancia di temi. Sono così inutili le interviste pre-gara. Regalami un sogno. Buttuno, da io dico una cosa, prima sentivo, no? Tutto questo, no, pessimismo, questo realismo che stiamo avendo, ma io sono sicuro che nella versione bergamasca di Energia Azzurra non è che stiano facendo i botti, vabbè, stasera vinciamo 4-0. Io penso ci sia rispetto anche dall'altra parte, è una gara che il Napoli, perché si può noi giocare, siamo sportivi noi, può giocare tranquillamente, siamo anche l'avversario. Secondo me Spalletti l'altra ha lavorato molto sulla testa di questa squadra. Stasera lui ha detto in conferenza, dice, molti li guardo in allenamento, fanno bene, e gli dico, oh, prima o poi ti faccio giocare, adesso è arrivato il momento e si aspetta risposte. Assolutamente. Non lo so, noi abbiamo diversi giovani, no? Che potrebbero fare, non lo so, questa non è la partita adatta. No, più che altro volevo sapere, però, sia dal mister che dalla Fede, l'assenza che pesa di più, personalmente ho un'idea, vorrei sapere la vostra. La mia? Aspetta una cosa, dimmela qua, che la scrivi assolutamente Koulibaly. Scrivila qua. E l'ha detta già. Già me l'ha detta. Ci hai spoilerato la risposta di Minervini.
ma più che altro in relazione anche a chi gioca al posto di, ma non perché, con tutto il rispetto, a centrocampo qualche, cioè Koulibaly è unico e soprattutto quest'anno è ritornato ad essere il vero Koulibaly, perché Koulibaly dell'anno scorso, di qualche tempo fa, era, non mi sembrava più quello vero. Oggi sì, oggi è determinante, il più forte difensore della Serie A oggi in assoluto per me, Quindi Koulibaly invece. Ma credo che bisogna fidarsi di Juan Jesus, perché comunque Koulibaly torna a febbraio, ragazzi. Curatosi dal problema, dovrà andare in Coppa d'Africa. Quindi... Ah, direttamente non c'è. Sì, è perché scusami, ha un mese di stop. Il campionato si ferma il 22 di dicembre, con l'ultima partita con lo Spezia, si riprende il 6, lui è già partito per il ritiro con il Senegal. E manca può salutare, già sta là. E quindi non ci sarà. No, ma indubbiamente Koulibaly, ma anche per un altro fattore, per iniziare l'azione. Oggi Koulibaly era quello che iniziava ad impostare. E adesso non so Juan Jesus se sarà in grado di fare lo stesso, dovrà farlo Rakdami, però indubbiamente oltre alla potenza fisica e alla bravura come difensore, tecnicamente a portare Raffaele, a posso dirti relazione. Una cosa? Vabbè, tanto lo sai anche tu, ma oggi è la classica partita in cui iniziare il gioco da dietro, sempre come fa il Napoli con i difensori, rischiano molto di più che altre volte. Io questo l'ho detto anche perché perdi palla, perché se perdi palla ti fanno male, perché loro ti aggrediscono uomo contro uomo, quindi il Napoli non deve assolutamente cambiare il modo di pensare di giocare la palla, ma attenzione doppiamente, ma proprio in questa partita dove ti manca fisicità in tutti i reparti, non ce n'hai a centrocampo e non ce n'hai nemmeno in avanti, quindi giocare una palla lunga su chi? No, la palla lunga e quindi sei obbligato a giocarla da dietro, Raffaele, contro un'avversaria per giunta che riesce a non far giocare avversari. Allora, è difficilissimo, allora, però non si dovrebbe snaturare. Faranno una difesa a tre, quindi Juan Jesus avrà il compito di portare palle, essendo quello di sinistra, e d'altro canto Di Lorenzo avrà l'opportunità, nel momento in cui la palla la comincia a giocare il Napoli, essendo il terzo difensore di destra, di venire a giocare. Non è che devono buttare la palla lunga, ma lo sai quando per me devono buttare la palla lunga? L'ho detto precedentemente, quando rubi la palla all'Atalanta, perché quando rubi la palla all'Atalanta che ti sta attaccando, loro lasciano uno contro uno sempre. Ma quell'altro tipo di azione, però. Sì, cioè, sì, esatto. Intercetto di parte è diverso dall'impostare, sì, da dietro. Esatto, mentre quando tu inizi da dietro, buttare la palla lunga no, perché si sono messi bene a 5 anche loro. Il problema comunque è questo, attenzione, perché io ho visto per esempio con la Lazio, il Napoli veniva fuori dalla difesa tun tun così. Ma c'erano tutti, però. Sì, ma non lo puoi fare. Non lo puoi fare con l'Atalanta. Io ti dico, il pericolo è solo questo. Per me Napoli nel secondo tempo deve puntare su Petagna, perché campo pesante, comunque uno che ha la sua ex squadra, lui ci ha giocato 2 anni, lì ha sempre fatto male, quindi ha la fisicità, come diceva Raffa, che manca in questo momento al Napoli in tutti i reparti, e quindi mi auguro che anche lui possa dare quel contributo in più a questa squadra, che deve assolutamente smentire tutto questo pessimismo che c'è stato subito dopo la partita con il Sassuolo, e naturalmente quando si è fatta la lista degli infortunati si è allungata. Allora, prima di andare da Pasqualina, sentiremo poi Politano, che ha detto alcune cose, e anche una cosa di Lorenzo. Pasqualina, dobbiamo ringraziare gli amici di Zoomiguana, no? Sì, Peppe, li ringraziamo, ma soprattutto gli facciamo tantissimi auguri per i loro primi 10 anni. Donato, era il pitone. Ah, okay. Allora, gli amici di Zoomiguana, l'operazione è bellissima, 25 li spendete, 5 vi danno indietro, da spendere, meglio di così, è praticamente uno sconto vero e proprio. Turco, grazie agli amici. È arrivato il momento di comparti l'animale. No, allora, ce n'ha già abbastanza. Diciamo che sono già io l'animale da compagnia per altri. Allora, 10 anni di Zoomiguana. Iguana e 100 partite. 100 presenze col Napoli di Giovanni Di Lorenzo. Di Lorenzo. 100 giusto. Ce l'ha fatta, sì. 100, e questa oggi infatti è stata contata. Gioca sempre lui. Una maglia. Se non li fa lui. Una maglia particolare. Mentre abbiamo delle dichiarazioni di Politano. Politano, parlando a Sky, ha comunque espresso i suoi dubbi nella pesantezza delle assenze in campo, però ha comunque parlato della forte rosa che c'è nel gruppo e quindi è comunque fiducioso nella vittoria. Eh beh, se già sbilanciato Politano, che è fiducioso della vittoria.
è importante che la questione Petagna che tirava fuori Salvatore è interessante anche per quelle che saranno poi gli accoppiamenti sulle sui calci da fermo, mister, perché certo. Ci mancano tanti saltatori al Napoli, sì. Stasera manca Koulibaly, manca Fabian che è alto, sì, che è bravo, ma qual è il tipo di gioco con Petagna, molto fisica, quindi... scusami Artur, non è stato visto nella fase insomma finale col Sassuolo, perché a parer mio, ma se lo metti al 50 no, metri dalla porta è infatti, Petagna... però poteva anche trattenere un po' di più la palla, fare a sportolato con gli avversari, non gliel'hanno mai data, però il modo di giocare poi con Petagna qual è? Cioè proprio nello specifico, voglio dire proprio su butta, ma non è che cioè... cambia chissà che cosa, no. Petagna no, con Mertens cambia senza, cioè, con Mertens gli devi dare la palla sui piedi a Mertens, gliela dai magari, gliela dai uguale perché lui la sa gestire, cioè, quindi giocare tutte e due, no, ma allora... lui ti dà una possibilità in più, nel senso che se sei costretto a giocare la palla lunga perché non la riesci a giocare bassa, gliela dai e lui teoricamente dovrebbe tenerla e far salire sul centrocampo. Non me l'ho mortificato, cioè. No, perché no, io non credo che stasera amico giocano tutte e due, no, al momento no, sennò giocano tutte e due, non è un bel segno, te lo dico subito, ricorda quello che ti dico. Sarebbe una cosa, se la segno sta cosa. Se vediamo il secondo tempo Mertens e Petagna insieme, non è una, non è no, faccio proprio un video. Faccio un video proprio, ripeta mister. Allora, se il secondo tempo vedrai Petagna giocare insieme, ma non solo Petagna, insieme a Mertens, non è un buon segnale. Oh, ecco, bene, bene. La mando in regia così. Io spero che di non mandarla. Come prova, dico. Manda a Spalletti, così non li mette. Cioè, ma manda a Spalletti questa cosa. Magari. Cortesemente, vorreste evitare. Allora, il giovedì, una domanda. C'è qualcosa che ha preservato per giovedì oppure quelli che sono solo? Perché giovedì comunque è un turno decisivo. Non ci sta niente da preservare. Come ti dicevo all'inizio, ritornano Insigne e Fabian. Giovedì, e siccome la partita è importante, perché se non la vinci non passi, rischi di andare a fare la Conference League, che non è tutta sta gioia per Spalletti, e quindi naturalmente si dovrà andare in campo per vincerla quella partita. Fabian recupera perché è un affaticamento che anche Insigne è un affaticamento che smaltiranno o hanno già smaltito, perché ieri per esempio Lorenzo Insigne ha fatto metà lavoro in palestra e metà con il gruppo, mentre Fabian solo in palestra con il personalizzato, quindi già credo che da domani si aggregheranno entrambi al gruppo e ci sarà la possibilità di vederli in campo con il Leicester. Questo insomma dovrebbe essere importante, notizia. Sì, vabbè, una notizia finalmente decente, che almeno due riusciamo a recuperarli, anche perché poi una cosa che volevo chiedervi, ci sarà poi, voglio un attimo portarmi avanti, ci sarà la pausa, insomma ne gioveremo da una parte per recuperare gli infortunati, ne perderemo dall'altra, però alla fine stiamo già nelle ultime partite giocando di fatto senza. È iniziata prima la nostra Coppa d'Africa. È iniziata a novembre praticamente, perché abbiamo iniziato già a giocare senza Osimhen e senza appunto Anguissa. Vi chiedo, lo so che è una domanda che vi fanno tutti, dando una percentuale, che percentuale avrà il Napoli di tornare sul mercato? Ah, finalmente. Terzino sinistra, così. Ah. Cioè, ritorneremo, ma non solo. Ritornerà De Laurentiis e Giuntoli sul mercato per piegare qualcuno? Facciamo una percentuale. Andrea. Non credo cose importanti. Una robetta così. L'unico nome secondo me è quello di Mandavà, che è un giocatore che è in scadenza con Lille. Se il Napoli riesce ad anticipare con un piccolo indennizzo da riconoscere ai francesi, allora sì, altrimenti pure io non credo, a meno che non esce Manolas, che lì cambia la situazione, perché se Manolas, come sembra, veramente spinge per tornare in Grecia e vuole andare all'Olympiakos, allora lì devi prendere per forza uno. Certo. Salvatore? No, anche mi preme dire di Manolas, perché era tornato, era stato neanche a farla apposta, se vediamo una delle foto più belle del finale della sfida con la Lazio, va a saltare con i compagni sotto la curva, poi si ferma, poi gastroenterite, pensavo che dopo la gastroenterite della trasferta col Sassuolo potesse rientrare, invece anche ieri non si è allenato con il gruppo, quindi non so se questa sia una situazione difficile da gestire e quindi da risolvere a mercato riaperto. Quindi secondo te tornerà sul mercato, al di là di Manolas, tornerà il Napoli sul mercato per fare col per fare il terzino? Sicuramente, perché secondo me con Ghoulam sempre con
sicuramente con il punto la questione terzino sinistro Napoli ti sei sbilanciato, perché ce la portiamo avanti No, ma anche perché negli altri ruoli non puoi pensare di fare acquisti perché ti mancano per un mese i tre che vanno, i due che vanno in Coppa d'Africa, perché Osimhen non ci andrà. Canonico ha detto che dall'inizio di questa settimana, quindi da lunedì, tornerà ad allenarsi a Castelvolturno, l'ha fatto a casa sul Tapirulà, quindi toccherà di nuovo il terreno di gioco, giocherà con la palla da solo, perché comunque poi si dovrà fare degli accertamenti per vedere se le ossa si sono calcificate, si sono rinsaldate, e poi si capirà se potrà giocare eventualmente quando rientrerà con una mascherina. Raffaele, quindi torna sul mercato del Napoli? Io lo spero, ma anche perché voglio dire, l'avevano anche detto che cercavano un esterno basso, no? Dichiarato apertamente, e spero che possano chiuderlo finalmente, perché in quel ruolo siamo in difficoltà, secondo me, l'ho sempre detto. Vabbè. E poi in entrata, se non c'è un'altra uscita di Manolas, non penso che faranno nulla, assolutamente. Allora, noi invece le uscite le facciamo di solito quando finiamo il nostro momento, andiamo a... Bene pur Manolas, andiamo a mangiare come si deve e non rischiamo gastroenteriti, tra virgolette. Cosa perché, molto importante. Ecco, assolutamente. Dove andiamo? Mi sembra un burpo, come mai? Per un fatto, una deformazione professionale. Io vorrei solo raccomandare a Arturo Minervini, che non è venuto con la macchina, se ci sa qualcuno che se lo porta, perché sennò non viene. Va bene, allora ti accompagneremo. Ho fatto un va bene così. Ho fatto una bella ma scusa, non hanno inventato il tassi? Esatto, Arturo, solo in macchine, quella importanti, seduto dietro. Quando piove, però è un ma problema. Ma io so che Salvatore oggi ha avuto una grossa vincita al gioco, quindi anzi, ne approfitto, saluto tutti gli amici di Barcellona, in particolare il mister, i giocatori, lo staff, il giardiniere, come mai? Tutti buscato 1-0 con Real Betis, veramente è una cosa. Sei contento per questo? Assolutamente no. Allora, abbiamo le dichiarazioni del direttore generale dell'Atalanta, Marino. Sì. Marino ha parlato comunque della questa partita, che sarà comunque importante per la Champions e anche per lo scudetto. Ha detto che comunque non è tanto importante per lo scudetto, però per la Champions. Ha detto pure se non piove non sarà bagnato. Alla Champions ci pensiamo da domani, alla partita, ma no, io non lo so. Io però devo capire dov'è il limite tra le domande dei giornalisti e le risposte degli intervistati. Andrea ha detto è un riempitivo, sono quelle interviste pre-gara che si potrebbero anche evitare. La più inutile però è quella all'intervallo. Posso chiosare sul mercato? Chiosa, è un segnale importante, no? Soprattutto anche verso la tifoseria, far vedere pure che uno cerca di comprare qualcun altro, perché è inutile che ci nascondiamo dietro a un dito, l'affaticamento dei giocatori ci sta per le partite numerose, quindi è proprio fisiologico. Secondo me, se intervengono sul mercato, è un bel segnale. Il titolo del Corriere dello Sport dell'altro ieri, ci avete rotto il calcio, fa capire come giocare ogni tre giorni e non avere il recupero ti mette oggi sono quasi 68 i giocatori di Serie A che sono infortunati, che hanno problemi muscolari al di là. Fatto male anche Correa prima. Correa, quindi siamo a 69, quasi 70. Mi auguro che si faccia un 71 con quelli dell'Atalanta. Su terzino sinistro. No, ma anche perché loro vogliono anche alzare il livello. Non si trova. Il livello giocando così spesso non è che lo alzi, perché i giocatori piano piano la prestazione diminuisce anche, perché se ti mancano le forze la qualità viene a mancare, quindi non è che sia proprio un gran... Poi vogliono fare pure i mondiali ogni due anni, quindi anche sembra che abbiano chiuso questo. Ma anche perché non allenarsi e mister Agostinelli e anche Raffa, che appartengono ad un calcio nostalgico, non allenarsi per una settimana e giocare dopo tre giorni, diventa difficile poi poter provare qualcosa, poter recuperare, poter cercare qualche alternativa. Guarda, quando giocavamo noi c'era chi aveva la fortuna di fare le coppe, sì, c'era il turno, ma finiva lì. Non è che dopo c'avevi altre cose, per esempio la Coppa Italia la facevi all'inizio, 4 partite l'estate che ti serviva come ripresa dal campionato e poi
diversamente tutto rispetto a oggi. Troppe partite, siamo tutti d'accordo. Anche perché all'epoca, scusami Peppe, le rose erano di 16 più due ragazzi della primavera, era proporzionato. Oggi è vero che hai le rose molto più ampie, però i ritmi si sono triplicati. Ah no, assolutamente. Non c'è più quella proporzione. Quello sì. Allora, dato che ci sono le dichiarazioni di Giuntoli, vediamo chi indovina che cosa ha detto. Non pensa no. a lei. Sta. No, beh, ah, che no. cosa ha detto? Importante per la Champions. Sta qua. Sta qua. Vabbè, sì, non pensiamo a chi manca. Prego, prego. Beh, ha detto che in questa partita dobbiamo essere positivi, che comunque è una tappa su altre 38 e che comunque non dobbiamo pensare a chi manca. Perché dobbiamo pensare comunque alla nostra strada. E assieme a Marino quando hanno fatto questa domanda. No, è bello perché c'era la fotografia sulle poltrone della Roma, che è bellissima. Lo stavo dicendo io. Se è un messaggio subliminale, anche perché c'è stato Mourinho, giusto per aprire. Lo conosco quell'archivio, no, perché ci sono poche foto di giunto. No, ce n'è una al telefono, mi pare. Non ho sentito, Sasà, perdona. Ti fa vedere non poco. Ho sentito. Mi stanno dicendo. Cosa? Non ti. Vabbè. Allora, noi quanto è finita la Roma? 3-0 3-0 primo tempo 3-0 terribile. Allora, noi ci vediamo tra un poco perché inizia la partita Napoli-Atalanta. Forza, 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 dai che ci siamo. Forza Napoli sempre. Dai, energia azzurra, dai.